Eccoci qua, buongiorno, sono Stefano Bargiacchi, Prof. Ste, con me Pietro Di Lorenzo, buongiorno Pietro, Ciao, buongiorno. e con noi Tony Cioli Piuviani, buongiorno Tony. Buongiorno a tutti. Ciao Pietro e ciao Stefano. Allora, Ciao. perché siamo qui? Siamo in rapido avvicinamento a Invest in Roma, che si terrà il 25 settembre, edizione fisica, finalmente torniamo a rivederci, ne parlavamo fuori onda con Tony che ci ha confessato un piccolo, una cosa bella, una cosa che rende il nostro lavoro molto, molto, molto bello. Ma andiamo con ordine, Pietro. Sì, anzitutto grazie a Tony perché senza di lui direi che Investing non c'è, nel senso che probabilmente è l'unico speaker che ha sempre partecipato a tutte le edizioni di Investing, forse insieme a Giuseppe, e quindi lo ringrazio perché devo dire è una colonna portante, senza di lui veramente non me l'immagino. Lo ringrazio anche per l'entusiasmo che mi ha trasferito, proprio l'altro giorno dirò una cosa personale, mi ha mandato un messaggino che mi ha fatto molto piacere, insomma, siamo tutti sulla stessa lunghezza d'onda, l'entusiasmo e la voglia di vederci, stare insieme. È un anno che non ci vediamo, quasi un anno per un evento fisico, e per noi che siamo appassionati è come dire, rivedersi tutti insieme per fare una bella festa, che però non è solo una festa, ma è anche e soprattutto didattica, modo per imparare a gestire il proprio risparmio, per vedere i migliori all'opera, e fra i migliori c'è certamente Tony, che anche qui dirò una cosa un po' riservata, credo che insomma è fra gli speaker più apprezzati e quindi insomma tanti lo aspettano, poi a Roma è ancora più apprezzato, quindi sarà una bellissima giornata a cui si potrà partecipare sia fisicamente ma anche un pezzetto online per chi ha una certa reticenza a venire a Roma o difficoltà, c'è una parte dell'evento che si può vedere in streaming. Ma insomma, l'evento in pieno con i 34 workshop divisi in 6 sale per 9 ore di formazione si vedrà solo venendo fisicamente. I posti sono limitati per ovvie ragioni, perché la sicurezza è assolutamente la nostra priorità. Verrà fatto tutto seguendo addirittura una normativa rafforzata, quindi faremo più di quanto è necessario, è prescritto dalla normativa anti-Covid. E quindi sarà un evento diverso perché non immaginatevi la calca che c'è sempre stata in vestito, ma in questo momento non è più possibile farla, però sarà anche un modo ordinato per assistere all'evento. Io dal lato mio devo dirti che queste nuove modalità anti-Covid per certi versi mi piacciono anche, nel senso che stare al ristorante con la prenotazione non attaccati una all'altro è una cosa che Alla fine, preferisco, sì, e sarà un po' così. Ci sarà un distanziamento di 1 metro da sedia a sedia, e tutto un percorso da seguire, insomma, la normativa classica che ormai siamo un po' abituati a fare, e questo assolutamente non deve scoraggiare, anzi, ritengo che bisogna ripartire, e questo è un segnale che noi vogliamo un anche segnale dare. forte, esatto. A me piace perché ti ricordi, io mi ricordo, Pietro, oggi facciamo con Tony i ricordi, che ne iniziavamo a parlare a maggio. Io ero a Madrid, erano i primi giorni che si poteva uscire dopo il 2 maggio, e così parlando insieme, ti ricordi, dicevamo, ma la cosa fisica, insomma, eravamo ancora in pieno lockdown. Ecco, il fatto di averci creduto fin da allora, perché eravamo in lockdown ancora, a me ha dato una forza e un entusiasmo rari, e il fatto di essere adesso vicinissimi a questo appuntamento e finalmente arrivederci davvero mi dà di nuovo un rinnovato entusiasmo. Tony, ci vuoi raccontare tu come hai ricevuto la notizia di Invest in Roma? Beh, intanto sottolineo che c'è questo neologismo ormai comune, ci siamo inventati niente, però di evento fisico, perché se l'anno È vero. scorso o anche 10 mesi fa uno mi avesse detto ah, partecipi a un evento fisico, io l'avrei guardato un po' sospetto, insomma, in che senso fisico? Invece rende benissimo e vedete subito, immagino che traspaia già dalla telecamera il mio sorriso, perché l'altro ieri c'era un caldo molto importante qui dove sono, non sono in campagna, quindi senza aria condizionata, eccetera, un po' assopito, e ho sentito il cicalino del
del telefonino, quello delle email. La guardo un po' distrattamente ed era insomma SOS Trader che invitava, non era un'email personale, ma era un'email generica che confermava e invitava appunto alla partecipazione dell'evento romano del 25 settembre. E a questo punto ho avuto proprio dall'assopimento totale, mi sono rigalvanizzato, il sangue nelle vene è cominciato a scorrere, felicemente. Ho fatto uno screenshot nel tempo di 5 secondi. Forse adesso non so chi ha spinto le lettere, le mail su a Napoli per dire l'evento, però, tempo 10 secondi, ho subito WhatsAppato lo screenshot a Pietro per conferma. Dico: ma come? Spero un sogno, anche perché qualche ora prima o il giorno prima avevo sentito che era molto incerto questo evento, per cui ho avuto proprio una palpitazione vera, un moto di felicità e di entusiasmo, perché l'idea di ripartecipare, insomma, poi lo sapete, il pubblico, l'evento è una cosa che io adoro, e quindi di ripartecipare, di ritrovarci tutti insieme con un sacco di amici tra i relatori, ma anche tra il pubblico, conosciamo un sacco di persone, mi ha reso decisamente felice. Io ho ringraziato veramente anche Pietro per questo coraggio enorme che ha avuto per questo primo evento fisico con tante persone. Infatti, è una cosa bellissima e siamo veramente tutti in attesa. Anche voi potete già prenotarvi sul sito di Invest in Roma, sia per l'evento fisico sia per l'evento online, per chi non potesse partecipare in maniera presenziale. Però due parole velocissime, Pietro, sulle sale. Allora, c'è una sala streaming, ci sarò io a fare da regia e moderazione un po' come oggi. C'è una sala trading moderata da Giuseppe Di Vittorio, trading in tempo reale. Poi che cosa c'è ancora? Sì, abbiamo una sala dedicata a una didattica entry, quindi per chi è alle prime armi, e poi altre tre sale di approfondimento su temi specifici. Tutto sarà all'insegna della praticità, quindi non vi immaginate roba teorica e sterile, ma tutto estremamente pratico e immediatamente applicabile. Quindi ritengo che sia un appuntamento assolutamente imperdibile, tanto per chi è già professional e magari ha voglia di vedere Tony che clicca in sala trading, ma anche per degli incontri un po' più basici, per chi magari non è così esperto, ma vuole avvicinarsi in modo consapevole a questo mondo. E quale modo migliore se non vedere i professionisti all'opera? Se ci pensi, tutti i mestieri si impara facendo, come dire, l'apprendista, no? L'artigiano guardando chi è già del mestiere all'opera, e questa è proprio un'occasione giusta. Tornando a quella che diceva Tony, l'emozione diciamo, è comune, secondo me, un po' come per i calciatori giocare negli stadi vuoti, e quindi tutta la formazione online è un po' come lo stadio vuoto, no? Cioè si gioca, lo sport è uguale, però l'emozione è diversa. Quindi saremo tutti carichi a pallettoni e siamo tutti pronti a offrire il massimo, 40 speaker tra i migliori in Italia daranno il massimo, e quindi secondo me è un'occasione assolutamente imperdibile, perché ricordo, è assolutamente gratuita. E quindi sostanzialmente uno scambio di tempo in controformazione, non c'è nulla che si possa perdere se non imparare le cose importanti. Ecco, un'ultima chiosa, a parte Tony, che io è uno dei relatori che apprezzo assolutamente di più nel panorama, siamo spesso insieme online nei vari webinar e incontri, saremo insieme anche a Roma, appunto, e questa cosa mi rende veramente orgoglioso e felice, però il Covid impone dei limiti, quindi c'è un limite anche nel numero dei relatori, forse allora è un'edizione speciale perché sei stato costretto a prendere il meglio del meglio, è corretto, Pietro? Sì, è un po' così, è l'edizione degli appassionati. Io la chiamo l'edizione della ripartenza perché è un segnale di discontinuità con il passato, ma anche l'edizione in cui solo le persone che veramente hanno questa passione che ci unisce verranno, e anche i relatori. Anche se devo dire la verità, non tutti gli speaker che ho chiamato, nessuno mi ha detto: ah no, Pietro, sono un po' reticente a prendere il treno. Non che, devo dire, ho riscontrato una grande sintonia, unità di intenti per stare tutti insieme e fare una bella giornata. È anche un modo per incontrarsi, perché a differenza di quello che molti pensano, il nostro ambiente è un ambiente in cui ci sono persone assolutamente cordiali, e anche fra colleghi, insomma, spesso nascono delle amicizie, come mi onoro di avere con Tony, quindi è anche un modo per stare insieme una sera, per cazzeggiare, per divertirsi, e quindi è
è per me insomma una grande emozione, anche un grande piacere. Bene, Tony, allora ci vediamo appunto a Invest in Roma il 25 di settembre, quindi a brevissimo. Quindi a proposito di uscire e cose varie, ci sarai dal giorno prima, mi immagino, quindi andremo anche tutti quanti Sì, a sì, cena, sì, no? sì, Come da sì. tradizione. Sono molto Io conto contento. già i giorni, sono 21 giorni e 20 ore all'inizio delle 20. E per chi ci guarda forse ancora Scarsi, meno. perché poi la sera avremo come tradizione la possibilità di incontrarci, per cui io, c'è Sono già molto molto contento. il countdown qui a fianco e quindi sono contentissimo, davvero. Bene, bene, bene. Grazie mille Tony, grazie Pietro e allora ci vediamo il 25. No, vi aspetto a Roma.